Nicola Piovani, pianista, compositore, direttore d'orchestra, Oscar per le musiche del film di Benigni, La vita è bella, ha incantato il pubblico del Teatro Lea Padovani domenica scorsa in un concerto in quintetto di brani scritti per il cinema, per il teatro, appositamente rivisitati, riarrangiati da lui stesso in versione da piccolo gruppo di solisti, fra i quali spicca innanzitutto il ruolo del pianoforte suonato dall'autore. Un'atmosfera unica, affascinante, che ha trasmesso una grande emozione tra i presenti. Suoniamo questa sera, io sono sempre curioso, oltre che un po' emozionato, quando vado in un paese dove sono per la prima volta, dove c'è un pubblico che non conosco. La bellezza del nostro lavoro è proprio girare per i teatri, scoprire le realtà che non si conoscevano, un teatro come questo, in un paese così di mare, non immagina che ci sia questa vitalità. Sbaglia, perché invece l'Italia è un paese molto molto vitale e questa è una terra molto molto vitale. Credo, come mi piace pensare, che ci sarà sempre qualcuno che come noi va a fare musica con degli artisti in carne e ossa per un pubblico in carne e ossa come voi, per cui siamo felicissimi di essere questa sera a Montalto di Castro. Un progetto che riguarda questo teatro, che verrà trasformato da qui ai prossimi anni in un teatro stabile. Verranno ospitate tantissime compagnie teatrali che poi debutteranno al Teatro Argentina e in altri teatri italiani, a partire da Roma e arrivare a Milano. Verranno fatte delle lezioni magistrali da grandissimi musicisti e da grandissimi scrittori e letterati. Per coinvolgere tutto il mondo universitario abbiamo fatto questo, invece per coinvolgere le scuole stiamo facendo partire un progetto che si chiama Piccoli Sentieri, nel quale i ragazzi delle scuole dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia al quinto anno della scuola primaria faranno, oltre che gli attori, faranno anche uno studio sugli spettacoli per ragazzi che vedranno, quindi sarà una crescita per il paese e per il futuro di Montalto di Castro.